Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cara Eccellenza, a nome delle persone con disabilità, delle loro famiglie, dei volontari e degli operatori, le esprimo i nostri profondi sentimenti di gioia e riconoscenza per essere qui in Duomo a celebrare l'Eucaristia, stringendoci attorno a Lei che è il nostro Vescovo. Grazie per questo particolare invito. Siamo contenti e ognuno di noi è anche desideroso, contemplando la figura di Maria, di dire il proprio «Eccomi». Vogliamo dire il nostro sì al Signore, perché crediamo che l'Onnipotente continui ancora oggi a scegliere ciò che nel mondo è debole e fragile per confondere i sapienzi di questo mondo e continuare a fare grandi cose per il bene della sua Chiesa. E come dono speciale per il Natale che ormai le porte, le assicuriamo la nostra costante e affettuosa preghiera per il suo ministero episcopale. Fratelli e sorelle carissimi, invitati alla mensa della parola e dell'Eucaristia, riconosciamoci tutti bisognosi di perdono e invochiamo con fiducia l'infinita misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché da lei abbiamo ricevuto lo stesso autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Lì chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia e sono grande nel salvare. Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio? Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Parola di Dio. Rallegrati popolo santo, ecco viene il tuo Salvatore. Rallegrati popolo santo, ecco viene il tuo Salvatore. Scenda come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra, nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Rallegrati popolo santo, ecco viene il tuo Salvatore. Benedetto il Signore, Dio d'Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini sulla via della vita. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. Il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. E ora acclamiamo insieme con l'Alleluia.
sono la serva di Dio, avvenga di me quel che hai detto. Sceso il Signore nel grembo di Vergine Madre, è il Re della terra e del cielo. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola». Parola del Signore.
la gente va e viene, vende e compra, percorre la città, torna a casa sua, fiumi di persone. Non ha tempo di guardarsi intorno, non ha voglia di scambiare un saluto, una parola, un augurio. Si sfiorano per strada, si accalcano sui treni e nella metropolitana, si mettono in colonna in autostrada. Non sanno nulla gli uni degli altri. Gli altri chi sono? Sono più un interrogativo che delle persone. Sono più un fastidio che delle persone, perché impediscono al traffico di scorrere, perché occupano i posti a sedere sui mezzi, perché stanno davanti in coda agli sportelli e non si sbrigano mai. Gli altri non hanno un nome. Si portano addosso una etichetta. Sono incasellati in una categoria. Non hanno un nome. Sono designati ma non chiamati. Non hanno un nome. Sono designati come stranieri. Si portano addosso l'etichetta di estranei. Quindi sono quelli che stanno fuori dalla mia vita, dalla vita della comunità. Sono pure designati come disabili. Si portano addosso l'etichetta dello sfortunato. Suscitano una generica compassione. Quindi sono definiti per quello che gli manca, per quello che non sanno fare. Le etichette al posto dei nomi. Ma chi guarda le cose un po' più da vicino, con un po' più di tempo e di simpatia, si rende conto che tutti invece hanno ricevuto dai loro genitori un nome alla nascita e anche un cognome. Nome e cognome sono segno di appartenenza a una famiglia, come si dice di Giuseppe, della casa di Davide. L'appartenenza è sempre una risorsa, è una promessa. Qualcuno mi ha messo al mondo, posso contare su una famiglia, so dove rifugiarmi, so dove andare quando ho bisogno. Non sempre le promesse sono mantenute, non sempre quando hai bisogno trovi la porta aperta. Di perfetto non c'è nessuno, ma la mamma è sempre la mamma. Il cognome dice l'appartenenza, il nome dice la singolarità. Ciascuno è unico, ciascuno è se stesso. Ciascuno ha la sua strada, non sempre cammina, non sempre arriva da qualche parte, ma ciascuno ha la sua vita da vivere. Perciò ciascuno ha il suo nome. Il messaggero di Dio, l'angelo Gabriele, entrando nella vita di Maria, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». E dunque il nome dato dai genitori
Maria, il nome che dice una appartenenza alla famiglia e una singolarità, non è citato dall'angelo, e invece Maria viene designata con un nome nuovo, cioè piena di grazia. Questo nome è quello dato da Dio, è la rivelazione di come Dio chiama questa giovane donna di Nazaret, di nome Maria. È il nome nuovo che esprime la relazione unica e la verità insondabile di Maria, cioè il suo rapporto con Dio. Maria fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E così si avvia quel dialogo che aprirà a Maria, chiamata adesso la piena di grazia, la via per comprendere e portare a compimento la sua vocazione. Allora noi ci domandiamo: come si chiamano le persone? Noi non possiamo sopportare quel modo di chiamare le persone che le incasella in una categoria, invece di conoscerle, di riconoscerle, di chiamarle. Chiamare ciascuno per nome significa avviare la conoscenza, aprirsi a un dialogo, porre le premesse per un cammino comune, una comune appartenenza alla comunità. Ma non basta. Non basta riconoscere la persona per la sua appartenenza, come si dice all'inizio del brano del Vangelo, in cui si dicono i nomi di tutti i protagonisti. La Vergine si chiamava Maria, era promessa sposa a un uomo della casa di Davide, che si chiamava Giuseppe. Dunque vengono citati i nomi propri dell'angelo, di Giuseppe e di Maria. Ma il mistero di una persona è più profondo di quello che possiamo riconoscere quando sappiamo il nome di una persona, la famiglia a cui appartiene. C'è qualche cosa di molto più profondo. Qual è il mio nome? Siamo chiamati a riconoscere noi stessi ascoltando la rivelazione del nome nuovo, il nome con cui Dio ci chiama. Si legge nell'Apocalisse: al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. E ciascuno di noi è chiamato ad ascoltare il nome nuovo che riceve da Dio tramite i suoi angeli. Solo così conosce la sua verità più profonda. Solo così io potrò vivere la vita come una vocazione e non come un destino, come una relazione speciale con Dio e non come una carriera, come una destinazione da raggiungere e non come un parcheggio in attesa della fine. Dunque devo conoscere il mio nome nuovo, ascoltare come Dio mi chiama.
e qual è il nome di chi mi sta vicino. Lo sguardo che noi rivolgiamo a coloro che incontriamo dovrà essere attento e rispettoso, perché ciascuno ha ricevuto la pietruzza bianca, ciascuno cioè ha ricevuto un nome nuovo da parte di Dio. Noi possiamo aiutare gli altri, noi possiamo sempre aiutare qualcuno, ma forse è necessario ricordarci che l'aiuto più importante che possiamo offrire è quello di aiutare ciascuno ad ascoltare il nome nuovo che riceve da parte di Dio. Forse la cosa più importante che possiamo fare per un altro è quella di aiutarlo a riconoscersi chiamato da Dio e a intendere la sua vita come vocazione, qualunque sia la sua condizione, qualunque sia la sua abilità o disabilità, qualunque sia il luogo in cui vive e la famiglia a cui appartiene. Ciascuno ha ricevuto un nome segreto da parte di Dio e così può capire che ciascuno è chiamato, è figlio di Dio, è chiamato a partecipare alla vita di Dio. Fratelli e sorelle, al Signore Gesù che si è fatto nostro fratello nel grembo virginale di Maria, presentiamo le preghiere e le suppliche che nascono dal cuore. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore. Per la Chiesa, sappia accogliere il Figlio unigenito del Padre e si disponga a rivivere nella fede il mistero che ha salvato e redento il mondo intero, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le genti, nell'incarnazione di Cristo, riconoscano il primato dell'amore di Dio per l'umanità. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutti i credenti, lasciandosi raggiungere dalla grazia dello Spirito Santo, sappiano vivere la stessa fede di Maria, confermando ogni giorno il sì al disegno salvifico del Padre. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi, raccolti da questa Eucaristia in comunione di fede e di amore con il nostro Vescovo, il cammino di fede e di testimonianza
continui senza indugio in ogni momento della nostra vita quotidiana. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Dio onnipotente, che ci hai creato e hai mandato a noi il tuo Verbo, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, guarda con amore il tuo popolo e ascolta la sua umile voce, per Cristo nostro Signore. Amen. Seguendo l'insegnamento del Signore Gesù e prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Sorelle, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica,
professiamo la nostra fede e alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione, se possibile, siamo invitati ad inginocchiarci. Sceso con la sua gloria nella Vergine Maria, accolga le nostre offerte e le ricolmi della sua grazia. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, celebrare il mistero della Beata Vergine Maria, che accogliendo con fede illibata l'annunzio dell'angelo, concepì il tuo Verbo rivestendolo di carne mortale. Nell'esiguità del suo grembo
racchiuse il Signore dei cieli e il Salvatore del mondo, e per noi lo diede alla luce, serbando intatta l'integrità virginale. Stupiti e gioiosi per questo prodigio, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, Padre, unico, onnipotente Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna, osanna. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Resta con noi, o Dio onnipotente, e per l'intercessione di Maria, Vergine e Madre, aiutaci con instancabile amore a custodire in ogni giorno della vita il dono ricevuto alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Desidero ringraziare tutte le associazioni, le organizzazioni, le cooperative, le istituzioni che hanno segnalato la loro presenza a questa Eucaristia. L'Ente Nazionale Sordi, il Pio Istituto dei Sordi, l'Istituto Ciechi di Milano, l'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione di Milano, la Lega del Filo d'Oro, la Fondazione Don Carlo Gnocchi, l'Associazione Sacra Famiglia, l'Istituto Nostra Famiglia, AIAS di Milano, Movimento Fede e Luce, Unitalsi, Cooperativa Sociale Allegro Moderato, Cooperativa Santa Rita di Milano, Associazione La Nostra Comunità di Milano, Associazione L'Abilità di Milano, Associazione Speranza Oltre Noi di Milano, l'Associazione Pro Disabili Arconate, l'Associazione Insieme è Bello di Solbiate Olona, il SEME, Società Cooperativa Sociale di Cardano al Campo. Siete una rappresentanza significativa di molte forme di integrazione, di collaborazione, di assistenza, di cura per le persone disabili. Desidero ringraziare tutti voi che siete qui. Desidero augurare a tutti buon Natale, desidero benedire tutti voi con cuore affettuoso e con la certezza che questa casa, questa chiesa, questa nostra diocesi vuole e può fare ancora molto di più, perché la fraternità che ci unisce sia serena, sia accogliente per tutti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Signore. Guarda bene nel tuo cuore e da vivere.
Buon Natale a tutti. Grazie mille.